Salve, ci troviamo con il giornalista Silvio Talarico, esperto di urbanistica. Ha subito recentemente un'aggressione. Sentiamo cosa ha da dirci. Sì, mi trovavo a documentare degli operai che lavoravano a parte in un cantiere autorizzato legittimamente su un'area vincolata e che, nonostante le inchieste in corso e l'accertamento degli illeciti, non sono state ancora revocate queste concessioni illegittime. E questi operai lavorano giorno e notte proprio per mettere di fronte al fatto compiuto, e lavorano in fretta, appesi, senza casco, senza protezioni. Sto documentando che loro lavorano senza protezioni. Il capo cantiere li aizza: correte, correte, prendetelo, che quello lì, se no, fa chiudere il cantiere. E quello, Victor, ti vuole far prendere il lavoro, rivolto a uno degli operai. Io mi sono allontanato, prima mi hanno lanciato pezzi di cemento, ferro, di tutto, insomma, sono, diciamo, vivo per miracolo. E poi sono, quindi dopo questa pioggia di materiale edilizio, mi sono allontanato e sono arrivato in un parcheggio, però pensavo di stare a posto, invece anche sono andati fino in questo parcheggio di questo quartiere, mi hanno strattonato, buttato giù dalla macchina, minacciato con delle armi, con queste mazze, con questi ferri, mi hanno strappato la macchina fotografica e l'hanno portato via presumendo di impedirmi di documentare questa cosa. E invece purtroppo per loro non gli è andata male, perché con una piccola telecamera ad alta fedeltà ho ripreso tutte le scene, compreso il lancio degli oggetti, ho anche ripreso e documentato sia che lavoravano di notte, sia che lavoravano in condizioni di pericolo, senza protezioni. La cosa che mi è rimasta un po' così è che sono intervenuti i carabinieri e non hanno accertato dove fosse questa scheda che hanno sottratto, e non hanno imposto al capo cantiere di tirarla fuori, perché era lui che ha ordinato di far sparire queste prove. L'altra cosa che invece anche un'altra cosa che non mi è piaciuta è che i carabinieri non abbiano identificato tutti gli aggressori, non abbiano consentito di identificarli tutti. Ovviamente io adesso incaricato i miei legali per procedere.